Non accade spesso che i leader dell'Unione Europea inizino le loro riunioni accolti da folle acclamanti, oppure tra baci. Ma è così che è andata in occasione dell'incontro. Se da un lato i leader hanno delineato la direzione futura dell'Unione Europea, dall'altro si sono mostrati divisi sul metodo per scegliere il prossimo presidente della Commissione Europea. Alcuni si oppongono all'attuale sistema di selezione che punta tutto sul candidato principale del partito politico che ottiene più seggi al Parlamento Europeo. Non credo che sia la strada giusta, non prima di avere delle liste transnazionali. Il presidente francese ha a lungo chiesto agli elettori di esprimere il voto a livello europeo e non solo per i candidati nazionali. E proprio lui potrebbe anche bloccare il candidato leader del Partito Popolare Europeo di centrodestra che aspira a diventare presidente della Commissione Europea. La missione di Manfred Weber a Sibiu è stata infatti avere i leader europei dalla sua parte. Sia che vogliate la sinistra o l'estrema destra o il Partito Popolare Europeo per un'Europa basata sui valori democristiani, queste sono le opzioni sul tavolo e le persone devono poter decidere. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è stato sospeso dal gruppo di Weber e si è scontrato spesso con lui. Potrebbe anche impedire al tedesco di diventare il prossimo presidente della Commissione Europea. Ma Weber ha anche dei sostenitori. Il mio candidato alla presidenza della Commissione Europea è Manfred Weber e lo sosterrò come presidente. I leader dell'Unione Europea si sono impegnati a rispettare 10 punti per il futuro e hanno promesso di rimanere uniti. Ma ciò non impedirà ai gruppi politici di combattere per queste elezioni con le unghie e con i denti